Dunque, questa mozione fa seguito ad una precedente mozione che presentammo l'anno scorso relativa al sito della ex Fibronit di Broni, che è un sito di interesse nazionale e è un sito presso il quale esiste un'emergenza sanitaria e una situazione drammatica concernente un numero elevatissimo e tragico di morti da malattie asbesto correlate. In quella mozione noi già proponemmo alla Giunta di provvedere a redigere linee guida e comunque un programma sanitario che andasse incontro ai cittadini che sono stati esposti all'amianto negli scorsi anni, ma anche ai cittadini lombardi che a tutt'oggi sono esposti all'amianto e agli agenti patogeni che provocano questa malattia purtroppo mortale per la quale non c'è alcuno scampo. Dargli quindi la possibilità di poter accedere agli esami diagnostici con esenzioni dai ticket. Il 12 febbraio 2013 il coordinamento nazionale degli ex esposti e delle vittime dell'amianto è stato ricevuto a Roma dai dirigenti del Ministero della Salute proprio per affrontare questa tematica dell'esenzione dai ticket per gli ex esposti all'amianto e i malati di patologie asbesto correlate. Nella mozione faccio riferimento al disposto anche di una legge regionale, la legge regionale lombarda del 29 settembre 2003, numero 17, la quale prevede che la Regione promuove politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti colpiti da malattie asbesto correlate e prevede anche che sia istituito un fondo per le politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti colpiti da malattie asbesto correlate. Inoltre, la Giunta regionale deve individuare le aree di criticità nelle quali è accertata un'incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto. Ecco, questo sulla carta. Dobbiamo insieme, perché io credo che ci sia una fortissima sensibilità trasversale di tutte le forze politiche su questa gravissima tematica dell'amianto, peraltro assurta alle cronache in questi mesi con le vicende drammatiche delle vittime dell'amianto in questo paese. La Lombardia non è esente, esiste il sito di interesse nazionale a Broni, ma esistono anche altre realtà in Regione Lombardia e noi dobbiamo operare in direzione di tutelare questi cittadini esposti all'amianto. Abbiamo preso in considerazione anche la lettera firmata dal sindaco di Broni, da tutte le forze politiche, dei gruppi consigliari del Consiglio Comunale di Broni, nonché dalle associazioni ambientaliste. Questa lettera fu inviata il 22 settembre scorso, è pervenuta a tutti noi il 6 ottobre 2014 e chiede che i ministeri competenti finanzino le opere di bonifica, smaltimento e messa in sicurezza che ad oggi sono ancora incomplete a distanza di anni o addirittura in alcuni casi non ancora iniziate. Inoltre abbiamo citato le firme della petizione popolare dei cittadini di Broni e cittadini lombardi che avanzano la medesima richiesta messa in sicurezza del SIN di Broni, ma anche la tematica dell'accesso esente da ticket al sistema sanitario regionale per la prevenzione e cura delle malattie asbesto correlate per i cittadini di Broni e per i cittadini lombardi. Abbiamo preso in considerazione una regione nostra vicina di casa, che è la regione Veneto, dove che è dello stesso colore di questa regione,
dove c'è uno stato di avanzamento nella tutela sanitaria di questi esposti che vorremmo che Regione Lombardia prendesse a modello e traducesse al più presto in fatti. Quindi noi con questa mozione, chiedo l'attenzione delle assessori competenti se è possibile, l'assessore Mantovani e l'assessore Terzi, perché sono arrivata al punto, ecco. Consigliere Altitonante, non mi distragga gli assessori proprio in questo momento. Noi non chiediamo che da domani ci sia l'esenzione dei ticket, perché c'è da fare un lavoro, c'è da fare una programmazione sanitaria. Quindi noi chiediamo con questa mozione l'impegno della Giunta, quindi un impegno nei fatti, a partire con, attraverso i vostri strumenti, competenze e disposizione, un programma sanitario che garantisca sia per i cittadini attualmente esposti all'amianto in Lombardia, sia per i cittadini che negli scorsi anni sono stati esposti, l'accesso gratuito per gli esami diagnostici e le prestazioni sanitarie per le cure delle patologie asbesto correlate, proprio in ottemperanza della legge regionale e dei passaggi che vi ho citato prima. Ora, quando discutemmo la mozione precedente e introdussi questo impegno per la Giunta, mi fu detto dagli assessori competenti, ma anche dai referenti dei gruppi politici con i quali ci siamo interfacciati, che c'era una seria volontà politica di affrontare questo problema, ripeto, iniziando con una programmazione sanitaria. Ora, passato più di un anno, siamo qui con una mozione specifica e chiediamo l'impegno della Giunta a tradurre nei fatti questa volontà politica manifestata a parole più di un anno fa. Grazie. Mi sembra doveroso fare alcune precisazioni in modo tale da rendere più chiara e completa la trattazione della materia che è oggetto della mozione. In area ex Fibronit ed ex Ecored sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza consistenti nella rimozione di parte delle strutture contenenti amianto. Con l'eliminazione delle fonti attive di contaminazione è stata avviata la bonifica del sito. L'intervento ha interessato la rimozione di circa 800 tonnellate di rifiuti contenenti amianto. Inoltre, le azioni di messa in sicurezza hanno consentito l'isolamento, in attesa della rimozione definitiva, di circa 85.000 metri quadrati di superfici di materiali contenenti amianto. Peraltro, i risultati dei monitoraggi di fibre d'amianto aerodisperse in aria nella città di Broni, effettuati da ARPA Lombardia e relativi all'anno 2013, non hanno evidenziato particolari anomalie. Ciò a dimostrazione dell'efficacia degli interventi avviati. Pertanto, i possibili esposti attualmente all'amianto sono solo i lavoratori che effettuano gli interventi di rimozione. Tali lavoratori ricevono obbligatoriamente una formazione sulla proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, sulle procedure di emergenza, di decontaminazione e di controllo sanitario. E i datori di lavoro adottano tutte le misure di sicurezza per contenere al minimo ogni rischio. Per tali lavoratori sono quindi le aziende che si accollano tutti i costi relativi agli accertamenti sullo stato di salute e ai controlli sanitari. Per quanto riguarda invece i lavoratori ex esposti all'amianto, iscritti nell'apposito registro mesoteliomi, anche Regione Lombardia, alla stregua del Veneto, ha previsto fin dal 2005 e poi regolamentato nel 2009 che i costi economici per la fase di screening sono a carico del sistema sanitario regionale, in quanto l'attività di diagnosi precoce e di prevenzione collettiva rientra nei livelli essenziali di assistenza. Pertanto, anche per tali lavoratori non è richiesta alcuna compartecipazione alla spesa sanitaria. Atteso che ciò che la mozione auspica risulta quindi attuato, appare difficile comprendere appieno le richieste contenute nel dispositivo e chiediamo pertanto un parere negativo da parte del gruppo Maroni Presidente. Grazie. Allora, col decreto del Direttore Generale della Sanità del 16 maggio 2007 è stato istituito il registro dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto
un registro in ogni ASL di Regione Lombardia e approvato il protocollo operativo per la sorveglianza sanitaria. Quest'ultimo è stato attivato presso tutte le ASL lombarde a tutela dei lavoratori e dei loro familiari che hanno in passato svolto attività lavorative in aziende che utilizzavano materiali contenenti amianto. L'iscrizione a titolo volontario dei soggetti a tali registri ASL persegue unicamente finalità epidemiologiche e di sorveglianza preventiva e non costituisce in nessun caso un presupposto o condizione per rivendicare nei confronti degli enti preposti il riconoscimento di esposizione all'amianto ai fini previdenziali o assicurativi. Per considerare un soggetto esposto o ex esposto all'amianto e il suo inserimento in classe ad alta o bassa esposizione, il decreto citato individua i parametri di intensità, alta, media o bassa, e la frequenza barra il tempo, continua, lunga, continua, breve o saltuaria, e il tipo o la causa, professionale o familiare, che a tal fine devono essere considerati sulla base della combinazione di tipo causa di esposizione con le altre caratteristiche. Si individuano due classi di esposizione. La classe A, alta esposizione, per esposizione professionale alta, continua, lunga e breve. Per esposizione professionale, media, continua, lunga e breve. Poi c'è una classe B, che è di bassa esposizione, che è prevista in tutti gli altri casi. Quindi il decreto numero 4972 del 2007 stabilisce infine che i soggetti ritenuti potenzialmente esposti siano convocati presso le ASL per una dettagliata valutazione dell'esposizione e i lavoratori ritenuti esposti sulla base della relativa classificazione ricevono una preliminare informazione sulla problematica e previo loro consenso vengono inseriti nel registro dei lavoratori esposti o ex esposti della ASL e indirizzati all'unità operativa ospedaliera di medicina del lavoro più vicina per il counseling e per l'eventuale avvio della sorveglianza sanitaria. Tale protocollo è stato ulteriormente definito con la DGR 6777 del marzo 2008 e con gli indirizzi operativi di cui alla nota del Direttore della Salute del 30/12/2009 che ribadisce, tra l'altro, che i costi per gli screening sono a carico del Servizio Sanitario Regionale in quanto rientranti nei LEA. Tanto premesso, si mette a disposizione naturalmente tutta la documentazione predisposta dal Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ASL di Pavia relativamente alle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie, compresa la sorveglianza sanitaria per i soggetti professionalmente esposti o ex esposti all'amianto, e si specifica che tali indicazioni valgono a prescindere dalla residenza del soggetto nel comune di Broni. Quindi valgono in generale per tutta la Lombardia. Quindi la documentazione comprende anche un'illustrazione del dato aggiornato dell'incidenza e prevalenza dei casi di mesotelioma nel comune di Broni confrontato con quelli in generale della provincia di Pavia. Sì, dunque, mi sembra che parliamo due lingue diverse, Assessore Mantovani, oppure che lei stia un po' ciurlando nel manico, perché il focus della mozione è chiaro, chiede l'esenzione dei ticket per i cittadini attualmente esposti o ex esposti negli anni scorsi all'amianto, per l'accesso alle cure diagnostiche e allo screening con esenzione dai ticket. Ora, lei mi ha fatto una bellissima illustrazione del decreto del direttore generale del 2007 sul registro dei mesoteliomi. Mi spiace che le preferisca parlare col consigliere Barboni intanto che le rispondo. Magari sarebbe il caso di ascoltare, perché altrimenti a chi parlo? Consigliere Nanni però non deve rispondere all'assessore, deve dare la sua dichiarazione. Ma come non devo rispondere all'assessore? È una dichiarazione di voto, consigliere Nanni. Vabbè, mi sembra anche un atto di grande maleducazione. Quello mentre stiamo parlando di problematiche relative a persone colpite dall'amianto,
andare a parlare con un collega dietro le quinte mentre io gli sto rispondendo. Guardi, sul non punto, posso io richiamare l'educazione, il consigliere e gli assessori. Le chiedo di fare la dichiarazione di voto, che rimane a verbale. Certo, lei dovrebbe anche garantire un comportamento educato. Io posso chiedere a tutti di dare e prestare attenzione a ciò che sta dichiarando il consigliere Nanni. Questo lo devo fare. Guardi, il dispetto non lo fa a me né al Movimento 5 Stelle, la mancanza di rispetto è nei confronti di questi cittadini dei quali oggi abbiamo portato la voce in aula del Consiglio regionale. E cerchiamo di non fare tanti discorsi su stragi, tolleranze, eccetera, quando poi si trattano temi così con questo grado e livello di approssimazione. Allora, qui si mente sapendo di mentire, perché lei mi ha illustrato un decreto che parla chiaramente delle categorie che hanno accesso al registro dei mesoteliomi. E lo ha detto lei, assessore. La scelta viene fatta su base volontaria per chi ha lavorato o è entrato in contatto con macchinari per la produzione dell'amianto contenenti amianto e per i loro familiari. Quindi abbiamo un campo d'azione, un campo molto ristretto, perché se lei conosce la realtà di Broni sa benissimo che sono stati colpiti da malattie asbesto correlate cittadini che anche non erano familiari di persone colpite da mesotelioma o che non lavoravano presso il sito dell'ex Fibronit. Ora noi siamo qui a chiedere questo, un impegno di programmazione sanitaria per garantire queste cure con esenzione dal ticket anche per questi cittadini, dando l'onere alla Giunta di individuare come, di individuare quali classi sulle quali appunto operare e consentire queste cure diagnostiche. Ma non potete girarci intorno parlandomi dei milioni arrivati per la bonifica, ben venga, complimenti, ottimo risultato, ci siamo impegnati tutti, lei per prima, assessore Terzi, e glielo riconosco perché sono anni che aspettavamo che partisse la bonifica e che arrivassero i finanziamenti. Però il focus della mozione non era questo, era un impegno a una programmazione sanitaria che andasse verso questo obiettivo, perché altrimenti noi da qui facciamo uscire delle falsità, andiamo a dire che invece queste persone sono tutelate da un punto di vista sanitario, e invece no, non è così purtroppo. Quindi vi assumete la responsabilità della votazione su questa mozione.